Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Chimica per Tutti. Anche oggi risolverò insieme a voi uno degli esercizi che mi avete proposto, in particolare un esercizio che mi è stato proposto da Alice e la cui traccia trovate in descrizione. Allora, in pratica ci viene chiesto quale volume di cloruro d'ammonio 0,15 molare deve essere aggiunto a mezzo litro di una soluzione di ammoniaca 0,2 molare per ottenere un pH finale di 9.0, sapendo che la Kb dell'ammoniaca vale 1,7 per 10 alla meno 5. Questo esercizio, quindi, come vedete, è simile a un altro esercizio che abbiamo già trattato sulla miscela di due acidi, acido nitrico e acido acetico, che vi invito a riguardare e vi lascio il link qui giù nel video in descrizione. Allora, cominciamo. Noi sappiamo che il pH finale deve essere 9, quindi in pratica sappiamo che il pOH alla fine dovrà essere 5 e che quindi la concentrazione di OH- finale deve essere 10 alla meno 5. Allora, a questo punto nella soluzione finale, ovviamente le concentrazioni di cloruro d'ammonio e la concentrazione di ammoniaca cambiano. E quanto valgono? La concentrazione di ammoniaca finale cosa sarà? Sarà data da 0,5, che è il volume iniziale di ammoniaca, per 0,2, che è la concentrazione iniziale di ammoniaca, diviso il volume finale, che sarà 0,5 più V, in cui con V ho indicato il volume in litri di soluzione di cloruro d'ammonio che sto aggiungendo. Questa formula non l'ho tirata fuori dal cappello, 0,5 per 0,2 sono le moli di ammoniaca, quindi volume per molarità, e 0,5 più V è il volume finale, mole su volume fa concentrazione finale. Lo stesso vale per l'ammonio, quindi concentrazione di NH4 più finale sarà cosa? Sarà 0,15, che è la concentrazione iniziale, per il volume, che è incognito, quindi lo lascio indicato con V, diviso 0,5 più V, che è il volume finale. A questo punto mi basta scrivermi l'equilibrio di dissociazione dell'ammoniaca, di dissociazione basica, quindi ammoniaca in acqua diventa NH4 più OH-. Allora, la concentrazione di ammoniaca è 0,5 per 0,2, quindi fa 0,1. Quindi 0,1 diviso 0,5 più V. L'acqua non ci interessa, l'ammonio sarà 0,15 V diviso 0,5 più V. E OH- all'inizio è 0. Alla fine avrò 0,1 fratto 0,5 più V meno X, 0,15 V fratto 0,5 più V più X, e OH- sarà X. Tuttavia la X la conosco, perché so già che la concentrazione di OH- alla fine è pari a 10 alla meno 5. Quindi so già che X è uguale a 10 alla meno 5. A questo punto posso andarmi a scrivere la mia Kb, quindi qui cancello, e quindi posso dire che Kb mi diventa uguale concentrazione di OH- per ammonio diviso concentrazione di ammoniaca, e quindi è 10 alla meno 5 per, allora abbiamo detto 0,15 più V, scusate, 0,15 V diviso 0,5 più V più X diviso 0,1 fratto 0,5 più V meno X. Tutto questo deve fare 1,8 per 10 alla meno 5. Allora, a questo punto vi faccio furbo, dato che così è un sistema un pelino complicato, semplicemente io posso trascurare la X,
quindi la x me l'elimino, me la tolgo dei piedi qui e qui, cioè in realtà qua so già che la x vale 10 alla meno 5, no? Quindi qua sarebbe più 10 alla meno 5 meno 10 alla meno 5, però giusto per semplicità la elimino. A questo punto cosa ottengo? Ottengo KB uguale 0,15V diviso 0,1, semplicemente, perché per 10 alla meno 5. Tutto questo perché semplicemente 0,5 più V e 0,5 più V, una volta che loro sono andati via, si possono semplificare, cioè posso semplificare il volume finale. Quindi anche questo e questo se ne vanno e mi rimane 0,15V diviso 0,1 per 10 alla meno 5. E tutto questo deve fare, qua non è 1,8 e 1,7, scusatemi, 1,7 per 10 alla meno 5. Quindi anche 10 alla meno 5 se ne va e mi rimane 0,15V fratto 0,1, quindi uguale 1,5V uguale 1,7. Da cui ricavo che il volume, che è 1,5 su 1,7, è uguale a 1,13 litri. E questo è il nostro volume iniziale, è il nostro, scusate, il nostro volume di soluzione di cloruro d'ammonio che dobbiamo aggiungere alla soluzione di ammoniaca. Come vedete, quindi il problema non è stato particolarmente complesso. L'unica difficoltà qual era rispetto magari a un problema in cui conosciamo già i volumi? Che mi sono dovuto portare appresso questa V. Però, come vedete, alla fine non è stato niente di che. Ho semplicemente trovato le concentrazioni finali in funzione di V, le ho inserite nella K e ho risolto l'equazione che ho trovato. Spero di essere stato chiaro, che il problema sia stato sufficientemente esplicativo per voi. Vi invito ovviamente, se avete altri problemi, altri quesiti, per qualsiasi cosa, a lasciare un commento sotto al video oppure a contattarmi sulla pagina Facebook La Chimica per Tutti. Condividetelo con i vostri colleghi, invitate pure loro a venire qui in questo nostro luogo virtuale di studio. E niente, vi saluto e vi ringrazio.